Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. La Polizia di Stato è presente anche quest'anno alla 35ª edizione del Salone Internazionale del Libro, svolgimento a Torino. Nell'occasione è stato riservato uno spazio mensile al mensile Polizia Moderna e alle pubblicazioni edite dalla rivista ufficiale della Polizia di Stato. Il ricavato della vendita di questi libri è interamente devoluto al Piano Marco Valerio, il progetto che sostiene le famiglie dei poliziotti con figli minorenni affetti da gravi patologie croniche e degenerative. Lo stand ormai è diventato un tradizionale appuntamento anche per presentare alcune novità editoriali realizzate da poliziotti con la passione per la scrittura. A questo proposito sarà presente, lo vedete anche nella foto, Antonio Fusco, vicequestore, dirigente della divisione di polizia anticrimine della Questura di Pistoia, autore del libro Io sono l'indiano, un romanzo noir con protagonista un ispettore di polizia. I titoli delle principali notizie di questa mattina: centinaia di metri di rifiuti sul torrente brusigliano a Pistoia, la denuncia arrivata dal Partito Democratico. Secondo il consigliere comunale Tosi si tratterebbe di un traffico criminale. La ricerca sonora si mette in mostra a Palazzo Fabroni. A Pistoia 16 artisti italiani propongono le loro inedite e curiose opere e ne vedremo alcune in anteprima. La Gemma Montecatini si è aggiudicata la seconda sfida dei play-in contro Pavia, pareggiando la serie. Da venerdì si giocherà in Lombardia. Per conquistare la nuova Serie B nazionale occorrerà vincerne altre due. Poi parleremo anche nel corso della giornata della partita che invece vedrà stasera impegnata la Giorgio Tesi Group. Torniamo quindi a occuparci, perché non è la prima volta, dei rifiuti che si trovano sul torrente brusigliano alle porte di Pistoia. Siamo sulle sponde del torrente brusigliano, abbiamo percorso circa un chilometro lungo l'argine partendo dal campo sportivo di Ponte Lungo. La situazione è questa: cumuli di rifiuti abbandonati. Sì, qui è evidente che c'è veramente un sistema criminale che sistematicamente smaltisce rifiuti industriali. I rifiuti si estendono per centinaia di metri lungo l'argine del Brusigliano fino ad arrivare dentro il corso d'acqua. A pochi passi scorre l'ombrone e subito alle spalle della discarica sorge l'ospedale San Jacopo. Nel 2020 il sindaco Tomasi aveva fatto un'ordinanza e con 140.000 euro pagate dai cittadini pistoiesi era stato ripulito tutto quest'argine. Oggi la situazione è questa. Ho fatto un'interpellanza in consiglio comunale e l'assessore Sgueglia ha risposto che sono state fatte numerose sanzioni e mandate segnalazioni in procura. Però la situazione è questa, quindi queste sanzioni e queste segnalazioni non sono servite a nulla. Qui la politica deve agire. La cosa più inquietante sono questi fusti e barattoli, non si sa bene al cui interno cosa ci possa essere, e sacchi neri e sacchi bianchi chiusi. Questo è il Brusigliano e questi sono i rifiuti che ci stanno intorno. Immaginate voi se dovesse succedere qualcosa tipo in Emilia Romagna, cosa andremo incontro? A valle c'è Bonelle, per cui qui sarebbe una catastrofe ambientale. Non c'è da aspettare altro, c'è da togliere subito questo pericolo che incombe sulla nostra città. Io faccio un appello all'ARPAT, all'ASL, a tutte le autorità competenti perché si attivino, perché qui veramente è una ferita nel tessuto verde di Pistoia. L'amministrazione ha un piano di risanamento presentato al PNRR anche da questo punto di vista, però voi siete scettici, perché? Perché bisogna fare alla svelta. Già i tecnici del comune dicono che i tempi sono stretti. Se questa montagna di rifiuti continua a accumularsi, perché ogni giorno aumenta, rischiamo veramente di perdere anche la scadenza del 2026 del PNRR. Beh, mi sembra che le immagini parlino da sole, sicuramente bisogna agire subito, non c'è un minuto da perdere. A Pistoia si è tenuto anche un incontro degli architetti per parlare del futuro delle ville Sbertoli.
Siamo all'Associazione Granello di Senape in via di Colle Giliata a Pistoia per un incontro tra professionisti e cittadini per analizzare quello che può essere il futuro delle ville Sbertoli. Questo è il primo di una serie di incontri che l'Ordine degli Architetti con la Commissione Urbanistica organizza sui cosiddetti vuoti cittadini. Il primo è quello delle ville Sbertoli, che abbiamo scelto questa localizzazione per l'evento, anche per la vicinanza fisica. Il secondo sarà sull'Annona, poi andremo ad analizzare la situazione della via Montalese. Le ville Sbertoli che chiaramente necessitano, e questo è quello che caldeggia l'ordine, di un recupero quanto prima possibile, se si riesce a mettere d'accordo un po' di enti e di fondi soprattutto. Oltre alle ville Sbertoli, altre realtà di ospedali psichiatrici dismessi come quello di Maggiano di Lucca hanno vissuto la stessa indecisione di destinazione d'uso. Il caso di Lucca potrebbe essere esemplare perché una rete di associazioni hanno vitalizzato a una parte degli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, sia con attività permanenti, sia con visite guidate, laboratori, spazi dedicati alla musica, alla poesia, alla letteratura, che consentono di mantenere in uso, ma intanto vengono utilizzati. Un'attesa attiva, diciamo, via, un'attesa attiva che non vuole lasciare spazio al tempo che sta erodendo la memoria di questi luoghi storici. A oggi non ci sono progetti o idee? Ad oggi no, le ultime riguardavano, ma oramai si parla di diversi mesi fa, l'utilizzo da parte del gruppo dei paracadutisti, degli spazi verdi per una situazione di allenamento, di addestramento, ma questo non è stato messo in atto. Quindi le ultime previsioni sono quelle del regolamento urbanistico, che nell'ottica del prossimo POC però sono andate tra virgolette in pensione, quindi ad oggi siamo fermi. C'è un evento speciale che sta accadendo nello storico giardino Garzoni del Parco di Pinocchio a Collodi. Qui stanno fiorendo due agavi. Un evento speciale perché l'agave americana variegata impiega fino a 50 anni per arrivare a questa fioritura. Soprattutto è un evento eccezionale perché sono due le piante madri che stanno fiorendo. L'agave è una pianta ornamentale sempreverde che vive per arrivare alla sua unica fioritura. La nascita del fiore inizia con la crescita di un lungo e massiccio stelo legnoso che supera i 2 metri, lo state vedendo anche nella foto, e può raggiungere anche 4. All'inizio non è molto bello, a dire la verità, ma va migliorando quando sbocciano i piccoli fiori, che però assorbono tutta l'energia vitale della pianta madre, portandola alla morte. Da qui il nome di fiore della morte. Non manca il lieto fine per quella che può apparire come una tragica storia. Proprio da questa fioritura hanno origine le piccole piantine che daranno vita ad una nuova agave in un ciclo vitale lento ma continuo. Ringrazio anche la Fondazione Collodi per questa curiosità, più che notizia e curiosità insieme. La ricerca sonora è tema di una mostra a Palazzo Fabroni. È stata presentata la mostra Mezz'aria, la ricerca sonora di 16 artisti in mostra dal 20 maggio al 25 luglio al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni. Voci, dispositivi, testi, immagini, suoni, oggetti e opere. Mezz'aria è una riflessione sull'oggetto sonoro e su come questo abita lo spazio in maniera immateriale e invita le persone in visita ad essere attraversato, per questo è a mezz'aria. Invece all'inizio sono un lavoro di Diana Lola Posani, che è una ricerca di una scienziata dell'Ottocento che si chiama Margaret Hughes, che inventò un dispositivo per dipingere con la voce. Lei ha ricreato il dispositivo con una stampa 3D e con la sua voce ha generato queste immagini su dei vetri. Ci sono 4 disegni che sembrano sussurrare. È un lavoro di Alessandra Eramo che si chiama Soffio. La ricerca di Alessandra Eramo è una ricerca che riflette sul ruolo della voce di esternare il corpo e di abitare lo spazio, appunto reclamandolo senza di fatto esserci. Quindi l'idea è che i bisbigli escono dalla parete e abitano lo spazio. I disegni invece sono per lei delle partiture del suono che sta riproducendo con la sua voce. E gli specchi all'interno delle pietre? Queste sono un lavoro di Stefano De Ponti che parla di interazione con l'elemento naturale. Queste pietre sono state modificate in maniera tecnologica e avvicinandosi col proprio corpo si può capire che in queste pietre ci si può parlare, si possono toccare, si possono ascoltare.
Il lavoro è di Riccardo La Foresta, si intitola Pelli morte all'unisono ed è una collezione di tamburi usati che lui raccoglie da sé e da altri musicisti e da luoghi dove si fa suono e in qualche modo attraverso l'assenza rappresentano il grande volume degli strumenti musicali, soprattutto dei percussionisti, e come questi non vengano mai buttati perché preziosi anche quando sono finiti e quindi continuano a suonare. Sono molto contenta, sono molto entusiasta e orgogliosa di poter dare spazio a dei giovani artisti pistoiesi e non solo in uno spazio importantissimo e fondamentale per la nostra città e come casa dell'arte contemporanea. Un po' di sport, iniziamo con l'attualità, nel senso che l'ultima partita giocata è quella di ieri sera della Gema Montecatini che ha battuto Pavia e si è rimessa in carreggiata per rimanere nella Serie B che conta, fra virgolette, il prossimo anno ci saranno due Serie B, questa è quella nazionale. Al Palaterme Gema si prende di forza gara 2 dei play-in contro l'Elisio Scotti Pavia per 76-71. Dopo 40 minuti, a dir poco intensi, gli ospiti partono meglio, ma minuto dopo minuto Montecatini prende le distanze e chiude avanti l'intervallo sul 39-35. Anche il terzo periodo inizia sulla scia del secondo, ma l'Elisio Scotti reagisce trovando addirittura il massimo vantaggio sul più 7 a 5 giri di lancette dalla fine. A prevalere però è l'esperienza dei veterani rossoblù, utile al maxi parziale finale di 21-9 che chiude definitivamente la sfida e rimanda tutto in quel di Pavia. Coach, Gemma si prende gara 2, una bellissima risposta direi da parte dei tuoi ragazzi, perché quando il gioco si è fatto duro loro hanno risposto. Assolutamente sì, anche perché sennò la partita non l'avresti vinta. I giocatori hanno dato veramente tutto quello che avevano e anche qualcosa in più. Sicuramente hanno dimostrato di avere tanto cuore e di tenere tantissimo a questa maglia, a questa società. L'hanno dimostrato sul campo con i fatti e non sui discorsi. Quindi sono veramente molto soddisfatto e molto contento per loro, perché è tanto tempo che si sbattono, si danno da fare, non sempre le cose vanno come vorremmo, però ce la mettono sempre tutta. Questo, la partita di stasera, nella piena dimostrazione, è stato veramente davanti a tutti. È chiaro che c'è molta tensione in queste partite, sono partite che vanno lottate fino all'ultimo secondo. Sia noi che loro abbiamo un obiettivo, giustamente questa partita ci sono state due squadre che hanno lottato e che volevano portare a casa il risultato. Siamo stati bravi alla fine, abbiamo trovato delle giocate importanti sia in attacco che in difesa che ci hanno permesso di vincere e di andare a Pavia con più fiducia. Da segnalare al termine della partita la protesta di una parte del tifo Gema per il mancato saluto tradizionale della squadra a fine partita a causa dello striscione esposto sugli spalti del Palaterme. Ma io credo che i giocatori hanno dimostrato sul campo chi sono e come sono, quindi ogni altro commento credo sia superfluo. Eh sì, bisogna ricompattare un po' tutto, perché in queste situazioni, trattandosi oltretutto di spareggi, senza un ritorno, poi è importante avere tutti dalla stessa parte. A proposito di spareggi, questi sono per la promozione, visto che stiamo parlando di Serie B. Venerdì sarà in programma gara 3, si gioca al Palaterme, fra Fabo Aarons, Montecatini e Orzi Nuovi. La serie è però sul 2-0 per la formazione ospite di Marco Calvani, che ha la possibilità quindi di chiudere, mentre per i termali c'è il dovere quantomeno di tentare di riallungare questa serie. Il basket però stasera sarà incentrato sulla sfida di Piacenza fra la Sigeco e la Giorgio Tesi Group. La squadra di Nicola Brienza ha la possibilità di chiudere i conti essendo sul 2-0 e di approdare alle semifinali playoff. Ovviamente occorre ancora una vittoria. La prossima partita, quella di stasera, è in Emilia. Questa parte non è toccata facendo debiti scongiuri da quello che è successo invece in Romagna, e altrimenti si tornerà domenica sempre in Emilia per gara 4. Ma andiamo passo dopo passo e intanto pensiamo a stasera, partita in differita su TVL a partire dalle 23 circa, 23:10. Ora invece vi lascio a Informa Salute, la rubrica di medicina e benessere, poi uno speciale sulla mostra a Firenze di Enrico Savelli, uno scultore
pistoiese, acqua in bocca ma non troppo, rassegna culturale delle Terme Tettuccio, poi un posto a tavola con Azzurra alle 17.50, Asci Sport Magazine, trasmissione dedicata al mondo del rally a cura di Asci Sport, alle 19 torniamo noi con la prossima edizione del telegiornale, a stasera.